Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Buonasera Alessia Chelucci, buonasera amici a casa, hai visto Alessia che novità? Ma che spettacolo! Che novità, il nostro grandissimo Fabrizio in regia ci ha creato uno schermo qua dietro, eravamo in tre, sembrava perfino di cantare con lei, cioè, eravamo fantastico. Io in tre, io, te e la per te. Perfetto, in tre. Ma questa sera siamo in tre per davvero, non solo un'immagine, non solo una cosa per finta, lui è prontissimo, è lì che scalpita, è lì che da un po' entro, non che entro, voleva entro, non entro. Venire a cantare in casa Peiretti ed è un piacere averlo qui con me, come un piacere avere Alessia Chelucci. Abbiamo Amedeo Agrillo, eccolo qua, il nostro Amedeo Agrillo. Ciao Amedeo, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Ragazzi, ciao, questa sera, ciao, questa sera io sono felice che siete qua, di più ancora delle altre sere, perché comunque non avrei potuto andare in onda, sono completamente senza voce, amici a casa, perdonate questa voce che sembra un po', te la ricordi Maurizio Paradiso?
Dimmi di sì. Perché non si ricorda Maurizio Paradiso? Tutti, no, tutti no. Ci ricordiamo di Maurizio Paradiso. Tutti, no. Il pubblico si ricorda di Maurizio Paradiso, il pubblico sta facendo sì. Tutti così. Ragazzi, 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi per entrare qui in questa diretta, ma giocare il numero per giocare anche insieme a noi. Subito dopo il brano cantato da Amedeo vi faremo ascoltare un pochettino della canzone misteriosa, ma prima voglio dare spazio alla musica. Arriva un brano del Gianni Morandi, Se perdo anche voi, Se perdo anche te, e te, il pubblico, tutti, ma l'importante è che non perdo voi, pronti? Se perdo anche te, Gianni Morandi, eccola qui. 1, 2, 3, go! Questo brano, che grinta che dà, che accendilo tu questo cuore, che Ale d'estis. Ma non era il sole? Accendilo tu questo sole, sì, è la tachipirina. La tachipirina, insomma, ragazzi, che te devo dire? Se tu vuoi accendere il cuore, accendi il cuore. Adesso, ragazzi, però a casa sono pronti. Venerdì non abbiamo giocato perché è stata una puntata incredibile. Venerdì, se avete voglia di andarla a rivedere, se ve la siete persa su YouTube, avevo qua quattro fisarmoniche. Avevo qua una ragazza con il cajon, tamburello, una voce femminile, sì, pazzesca. Ho sentito cantare pochissimo, l'ho sentito. Male, dovevi sentirla tutta la puntata. Ma l'avevo già sentita l'altra volta. Quindi abbiamo fatto molto una brava, puntata solo di canzoni natalizie, bellissime, quindi andatela a rivedere, anche perché sotto Natale magari chi non ha ancora fatto l'albero mette su YouTube Casa Peiretti fisarmoniche e si gode proprio un'ora di canzoni natalizie. Ragazzi, è il momento, però come dico sempre, qualsiasi quiz che si rispetti deve avere la propria sigla.
Quindi è facile questa sera, eh? Vince il primo che indovina, non il secondo, non il terzo, ma il primo che indovina. Ne sentiremo sempre di più, adesso davvero pochissimi secondi, però se avete già un'idea, prendete il cellulare 348 80 40 250, dovete scrivere il titolo esatto della canzone. E non è difficile. Chi la canta? Il vostro nome e il vostro paese, eh? Molti mi dicono: guarda, il mio nome e il paese lo so, è che non indovino mai le canzoni. Te credo, grazie. Posso salutare Nadia? Ma io Rosella, perché non so come si chiama e da dove telefono. Mi ha rimproverato una signora stamattina, fai fuori troppo difficili. Ma non è vero che sono difficili, non è vero. Allora siete pronti, amici? Alzate bene il volume della vostra TV, perché questa è la canzone misteriosa della puntata odierna di Casa Peiretti. Sentiamo. Basta. È facile. Tutti guarda la indovinano. Che, guarda che è un inizio di canzone che solo questa canzone inizia così. Ve la faccio risentire, dai, ancora una volta, perché io voglio aiutare i miei amici a casa. E non abbiamo ancora detto cosa vince. Il panettone di Casa Peiretti, un chilo di panettone dei Tre Re Magi, che è una ditta qua di Luserna, che cucinano, cioè preparano delle cose incredibili. Quindi andiamo a sentire. Amedeo è già lì che ride. Ma perché ride, Amedeo? Perché ride, Amedeo? Stavo pensando, come si dice il panettone in piemontese? Panatun. E come si dice giù a Napoli il panettone? Un panettone. Basta mettere una, tutto uguale. Un microfono, un computer, un calucci. Uranio. O computer. Beh, uranio. Pronti? Attenzione, amici a casa. Dai. Canzone misteriosa di questa sera. 348 80 40 254. Pronti? Eccola qua. Ne ho fatto sentire un secondo in più. Non di più, perché sennò... No. Per adesso fermi così. Quindi, ci sono due, ci siamo. Due accordi. Quindi, se avete un'idea, 348 80 40 254, col nome della canzone, il nome di chi la canta, il vostro nome, il vostro paese. Attenzione, se non c'è una di queste quattro cose, il messaggio è considerato nullo e non va manco in onda. Quindi ci tengo a ribadirlo. Perché rimuovi pattumiera. Cosa c'è? No, rimuovi e va direttamente in pattumiera se manca uno di queste quattro cose, no? Vabbè. Rimuovi, pattumiera. Tu sei troppo con questo la zia Marta. È il gesto, guarda, rimuovi, te lo faccio lento, pattumiera. Vabbè, ho capito, sei capito. Andiamo a cantare, anzi la nostra Alessia va a cantarvi un brano di Nilla Pizzi. Di Nilla Pizzi, non è Nilla Pizzi. Magari l'ha anche interpretato lei, non credo. No, è Nina Zilli. Bravo. Che non è parente. Assolutamente. No. Va bene, arriva per voi. Sola, eccola qua. Cantate tutti con noi. Sola e gli altri ballano, mi piace farmi male e ricordare la felicità cos'è. Sola anche prima di dormire, lo vedi fuori piove, non migliora neanche quando ci sei tu. Non cedo di più, è meglio se tu ora vai, capirai che non ci sei. Sola e gli altri ballano, è così che andrà a finire, succede solo a quelli come me. Non cerco di più, è meglio se tu ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei spazio che ti serve, ma non c'è. Questo blues, questa è il
Alessia Cheelucci, bella questa interpretazione, molto grazie. Brava, molto brava. Grazie. Amedeo. Amedeo carissimo, nel frattempo la nebbia è scesa qui in Valpadana. No, siamo in Val. Che facciamo le previsioni del tempo? Siamo in Valpellice, nebbia in Valpellice. Ricordo, facciamo ancora sentire un pochettino la canzone misteriosa di questa sera. 348 80 40 254 per vincere il nostro quiz, per vincere il nostro panettone di Casa Peretti. Dovete dire il titolo della canzone, il titolo, il nome di chi la canta, il vostro nome e il vostro paese. Pronti? Attenzione, perché il nome anche di chi la canta deve essere corretto, come il titolo della canzone, ok? Se poi sbagliate il vostro non posso saperlo, però cioè metti che Enrico senza la N, Enrico, ma se sbaglia il nome tu mica lo sai, appunto le altre due cose le posso anche sapere, il resto no. Alfredo, ma si chiama Nicola, esatto, affari suoi. Io poi chiamo Alfredo, citofono Alfredo e mi risponde no, sono Nicola. Pronti amici a casa? Eccola qui, San Nicola, Babbo Natale. Basta, aiutati tanto, troppo. Secondo me le prime sono già arrivate, già l'andomina, sì, se non già. Sì, ma non lo so, la regia, anche perché il bello rispetto alle altre puntate, quindi 6-7 mesi fa che facevamo altri quiz, che dicevamo che aveva vinto il giorno dopo, ok? Invece questo oggi abbiamo non solo un regista che fa anche da notaio, quindi lui prende il primo messaggio, entra in onda nel terzo tempo e ci dice guarda che ha vinto. Da, ok, però facciamo una prova. Fabrizio, ci sei? Vediamo un po' l'audio di Fabrizio, se c'è. Fabrizietto. Buonasera Enrico, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera a tutti i telespettatori e le telespettatrici. Ci sono, come Fabrizio, stanno arrivando dei messaggi? Sì, tantissimi. Bene, molto bene. Anche non solo per il gioco, ma anche per richiedere una canzone, salutare Amedeo, salutare Alessia, giusto? Sì, abbastanza, ovviamente da quando c'è la canzone è quello che la fa. Sì, c'è panettone. Grazie Fabrizio, buon lavoro. Grazie. Ci vediamo, anzi ci sentiamo nel terzo tempo. Adesso sì. Facciamo soltanto 3 minuti di pubblicità, poi torniamo in onda con un brano che tu interpreti, che solo tu lo interpreti così. Tuvo fa l'americano, okay. Ok, quindi pubblicità, nel frattempo guardatevi i nostri sponsor, provate ancora a indovinare il titolo della canzone misteriosa e poi una bella versione, Tuvo fa l'americano, pubblicità, Tuvo fa l'americano. Ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma esorda becca me, chi te li dà la borsetta di mamma? Tu non fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta me, non c'è sta niente a fa, ok napolitano, tu vuoi fa l'americano, tu vuoi fa l'americano. Come te la già di chi te va bene, si te la palla mieta americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te bene in capi di I love you, I love you. Sei tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi tu fa fa. Vive dalla moda, ma se bevi un whisky in soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma esorda becca me, chi te ridà la borsetta di mamma? Tu fa l'americano, americano, americano.
cancello niente stasera, non posso. Perché no, a me piacerebbe. Ti canta Nino D'Angelo, ti piace Pino Daniele, ti canti Claudio, come si chiama, amico mio, lì, quello che mi somiglia. Io Napoli ce lo tengo in to cuore. Ti dice così? La sta perdere. Come la dai, la sta perdere, in to cuore. No, non si dice nel cuore. Utengo in tuo cuore. Utengo in to cuore, te, ciapa lì. Oh, va bene, mi sono vestito anche granata stasera, per omaggiare i miei amici del Torino Calcio. Così. Anche, e tu ti sei vestito juventino, ma pensa a te, ma come mai? Dove vai? Medea, vieni qua che dobbiamo andare a leggere i messaggi, dai, andiamo a leggere tutti i messaggi, ma prima voglio ancora farvi sentire una volta il motivetto misterioso di questa sera, la canzone misteriosa, provate a indovinarla, dai amici, perché non è mai troppo tardi. Secondo me a casa è quella, te l'ho detto che è quella, non hai mandato il messaggio, te l'ho detto che era quella lì, e adesso che non l'hai mandato l'avranno già indovinato e il ponettone se lo hanno mangiato, hai capito? Proviamo a vedere se qualcuno l'ha indovinato, vai Fabrizio, regia, vai. Vediamo un po'. Fabrizio, abbiamo i messaggi, vediamo un po', altrimenti andiamo avanti con le voci, con le canzoni. Sì, ma che bella questa signora! Ciao Enrico, mamma Bruna, ti fa tantissimi auguri per il tuo compleanno, ma è domani mamma Bruna, se ci arrivo domani, ciao mamma Bruna, grazie, se ci arrivo festeggiamo insieme, tutti insieme il mio compleanno, ma domani, continuo ad essere in replica, cosa vuol dire? Ah ok, questa sera per noi bresciani arriva Santa Lucia, doni per i bambini, per me Casa Peretti, buon compleanno Enrico, dimenticavo, serata fisarmonica eccezionale, grazie Massimo, grazie, 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 un saluto a tutta Brescia. Per me Santa Lucia è importante, se ho un filo di voce mi piacerebbe cantare Santa Lucia perché è un brano dei Fu molto bello e poi domani è anche il mio compleanno che è Santa Lucia. Andiamo avanti, andiamo avanti, grazie Massimo. Buon inizio settimana amici Casa Pieretti, da Alfonsina e Germano, dopo il bellissimo Ponte dell'Immacolata sul Garda ricominciamo in vostra compagnia. Hai capito che stella? Che illuminazione, che decorazione natalizia, mio caro Amedeo, eh? Ciao Alfonsina, ciao Germano, grazie. Che bel cappello anche di Germano, cioè tra tutte le... Devo dire che aveva un suo perché quel cappello, eh. Seguendo la strada delle stelle si arriva ogni sera in Casa Peretti, musica fantastica e scintillante. Baci al sapore di neve, Dani Alessandria. Grazie Dani! Che sapore ha la neve? Bagnato. Grazie Dani! Ciao a tutti, buona serata, grande Amedeo, bravissimo da Antonietta, Emilio Torrepellice. Grazie Anto. Ciao Antonietta, ciao Emilio, grazie. Un saluto da Ughetto e Davide, da Luserna San Giovanni. Ciao Enrico, ciao Alessia, vorremmo sentire Balla Linda. Ah, che bel brano, dai, la mettiamo in programma per la settimana. Balla, ciao ragazzi. Balla Linda, balla come stai? La canzone dei ricordi, brava Alessia, sei bravissima, è una grinta perfetta e la voce è bellissima. Ciao ragazzi, siete forti, Maurizio Villadossola. Grazie ciao Maurizio, un abbraccio. Salute al sindaco! Certo. Buonasera ragazzi, brava Alessia, bella interpretazione, lo dice Milena. Grazie Milena. Ciao, un saluto veramente eccezionale da Bruno e Paola, bellissima canzone di Gianni Morandi, cantata benissimo, e l'applauso va questa volta al nostro Amedeo.
Io sono Pio, lui Amedeo. Pio Amedeo. Ciao ragazzi, bentornato Amedeo. Buona serata e grazie della vostra compagnia. Bravissimi, Rosalia da Pinasca. Rosalia. Ma perché? Tutte le volte mi fai questo scherzo. Rosalia. Invece è? Rosalia. Rosalia da Pinasca. Ciao, ciao a tutti, ciao. Siete eccezionali, viva l'allegria di Casa Peiretti che ci mantiene ragazzetti. Ciao Carla da Torino, ciao. Ciao Carla, grazie. Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando da Torino, viva Torino. Ciao grande Casa Peiretti, grazie per la vostra visita ieri al nostro mercatino di Natale, siete sempre fantastici. Un saluto a tutto lo staff da Piero Proloco di Bibiana. Ciao Piero. Piero. Abbiamo registrato delle cose bellissime che manderemo in onda, uno speciale prenatalizio il 23 dicembre, un'ora dedicata alla Proloco di Bibiana perché se lo sono meritati, ci hanno chiamato in tutti gli eventi quest'anno. Attenzione, Laura non c'è. No, ci siamo solo noi. Aspetta, aspetta, Laura non c'è, Nec, Raffaella da Torino. Potrebbe essere il messaggio giusto, Amedeo? O vedi un errore nel messaggio? Sì, esatto. Purtroppo Nec non si scrive così, Raffaella. Peccato! Non ci va la C. Sempre fosse quella la canzone giusta. Certo. Che Lucina più Amedeo, che coppia d'oro. Enrico, quasi vecchietto ai giorni di... Sei a giorni per gli Anta, anche per te. Con Caipirinha e Tacchi Pirina, nuovo conto influenza. Ciro. Vabbè, basta ma dire Ciro. Amici a casa, non seguite questo esempio perché la Caipirinha non va mischiata con la Tacchi Pirina, se no facciamo un pasticcio. Ciro, dobbiamo dare il buon esempio qua. Vabbè, comunque grazie per il compleanno che domani. Laura non c'è, lo dice Alessandro da Casale Monferrato. Però Alessandro, Alessandrino mio, da Casale Monferrato hai dimenticato di chi la canta. Chi la canta, Laura? Non c'è, potevi vincere il panettone questa sera, fosse stato giusto. Ma manca Nec. Vabbè, andiamo avanti. Laura non c'è, Nec, Enrico da Collegno. Perfetto. Perfetto. Ecco, fosse perfetto la canzone giusta, questo il messaggio è completo. Quindi c'è il titolo, chi la canta? Enrico da Collegno, quindi... Credo, immagino, suppongo che mandi il messaggio da Collengo. Nec, Laura non c'è, Gianluca, Castagnole, Lanze, Asti. Bravo Gianluca, bravo. Chi lo sa chi ha vinto il panettone? Lo scopriremo soltanto vivendo. È bravo più o meno, perché se guardi anche come è scritto Nec, bravo, scusami. Brava Alessia. Ma no, Nec non è Nec. Scusami, stavo soffiando il naso. Hai ragione, quel Nec non è quel Nec. Nec ci va la K, ragazzi. Se no si arrabbia l'altro, giustamente. Amedeo, ci sei mancato. Bravo, Paolo da Pinerolo. Ti ringrazio, Paolo. Ciao, Paolo. Quanti amici ho a Pinerolo. Saluto tutto a Pinerolo. Un sorriso di Don Bachi. Francesca da Genova. Ah sì, un sorriso di Don Bachi. Oh, aspetta. Fosse una canzone. Il titolo della canzone misteriosa. Un sorriso di Don Bachi, Francesco da Genova. Quindi abbiamo delle persone che hanno votato Nec e un altro che va contro tendenza e dice Don Bachi. Chi lo sa? Chi lo sa? Francesco, terzo tempo, vedremo chi ha vinto. Laura non c'è, Nec, Marco da Pinerolo. E anche Marco l'ha scritto giusto, bravo, sei in gara. Vediamo, a questo punto potrebbe essere soltanto una questione di secondi del messaggio arrivato. Notte fonda, Renga, Roberto da Nizza Monferrato. Raga, sono goloso, spero tanto di vincere il panettone. Quindi abbiamo una terza opzione che è Renga. Quindi abbiamo visto Nec, abbiamo visto Renga, l'altro non me lo ricordo. Qual era il sorriso di Don Bachi. Bravo, bravo Don Bachi, bravo Amedeo. Lui è un computer. Enrico, auguri per domani, siete bravi. Ciao da Eliana, grazie Eliana, sempre se ci arrivo, grazie. Ah, io qua sono sicuro di esserci domani con questo raffreddore, mal di testa, vabbè, chi lo sa. Cari peidettini, non ce la faccio stasera con la canzone, ma un grande saluto da Charlie, segue il messaggio. Alessia, hai dei capelli stupendi. Oh, grazie Charlie. Vedi, a volte fanno i complimenti per la voce, a volte per i capelli. Benissimo. A te ne ha mai fatti per i capelli? Sì, assolutamente. No. Laura no está, né? Cantonella, San Maria del Bosco, di tu in spagnolo, Laura no está. E qua c'è la versione, c'è la versione in spagnolo, esatto. Chi lo sa, avrò mandato la versione in italiano, in spagnolo, sarà quella la canzone, non si sa. Ciao a tutti voi, bravissimo Medeo Alessia, saluto tutti quelli che mi conoscono, a te Enrico, ci penso domani, ciao domani. Ciao Carla. Infatti, Carla. Non mi salutare a me Carla, mi saluti poi domani. Laura non c'è, Nec, Marco da Domodossola, wow, quanti su Laura non c'è, chi lo sa.
Sarò stato cattivello io o sarà proprio Laura non c'è? Laura non c'è, Neck che non si scrive così, Gabriella D'Acumiano, un caro saluto a tutti voi, scusate, e Neck, qua, se correte per la strada. Qua il messaggio va bene, il messaggio posso anche, cioè, c'è un errorino qua e là, però si capisce. E se è Natale, siamo buoni, dai. Laura non c'è, Rosa da Collegno, Rosa devi dirmi anche, non solo, il tuo nome, il titolo potrebbe essere esatto, non lo so, Collegno è giusto, ma manca comunque chi canta Laura non c'è. Un saluto da Nicolas da Bagnolo Piemonte, il titolo della canzone è Laura non c'è di Neck. Bravo Nicolas, il messaggio è giusto, la risposta lo scopriremo nel terzo tempo. Laura non c'è, Neck, Roberta da Castellamonte. Ma questa sera molti su Laura non c'è, ma tantissimi, eh? Laura non c'è, è vero, non ciao c'è. Enrico Peretti, Casa Peretti, ciao Medeo Grillo, ciao Alessia Cherucci, buon inizio settimana, siete grandi. D'Antonio Primicelli di Rivalto di Torino, ciao Antonio. Ciao, grazie. Il nostro Antonio, super fedelissimo, ciao Enrico, quando puoi ci canteresti Principessa di Mausini. Lo sapete che la sto imparando perché è difficile, cambia tre volte la tonalità ed era quasi pronta, ma la voce almeno per oggi e domani non ci sarà, quindi ok. Laura non c'è, Neck, Paolo Pianezza, bene bene bene, guarda quanti che provano a indovinare, provano a vincere al Panatun. Ciao a tutta Casa Peretti, ciao amico Amedeo, Alessia ed Enrico, vorrei ascoltare Teorema, Enrico da Collegno, ti voglio bene, ma anche a tutti gli amici di Casa Peretti, siamo contenti che ci vuoi bene, grazie Enrico, te ne vogliamo anche noi, evviva Collegno. Buonasera Casa Peretti, buon inizio di settimana, si illumina la serata ad ascoltarvi, un saluto a tutti da Massi, grazie Massi. Teorema l'abbiamo fatta la settimana scorsa. Teorema l'abbiamo fatta molto molto di recente, sì. Laura non c'è, attenzione di Neck, Alessandro a Torino, potrebbe anche essere giusta la canzone, ma non si può sentire, metti la O, ti costa uguale. Io voglio il panettone perché a Natale no, Laura non c'è, lo dice Morina da Torino. A Natale sono invitato. Vabbè, arriva. Ecco, lo vuole portare dove vai? Cioè, va. Ricordiamo che tutte le sere diamo in palio panettone, ne abbiamo tanti da far fuori delle Tre Magi, quindi ogni sera c'è un concorso. Laura non c'è, Neck, Morena da Torino. Grazie Morena. Adesso sono tutti lì perché chi lo sa chi l'ha mandato per primo. Mi potete cantare Canzone di Lucio Dalla? Grazie, da Rosalia. Ho detto giusto? Rosalia! Sì. Ti imparo ogni tanto. Bravissima Alessia, ottima interpretazione. Ciao a tutti, grazie a chiunque tu sia. Grazie mille. A mamma. A mamma, grazie mamma. È arrivata dopo, A mamma. Oh. Ciao Laila. A mamma e sempre mamma. Nel frattempo a me questo brano Ghostbuster mi piace un casino. Alessia bravissima, canzoni bellissime, un saluto a tutti, baci da Roby. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. È uno scioglilingua, prova un po' invertire e dirlo tante volte. Laura non c'è, Carla da Torino. Laura non c'è. Neck, esatto. Carla da Torino, bene, sono contento. Perché non hai invitato Laura qua? Vabbè, basta, sta capita. Laura non c'è, ma Laura sì, non c'è. L'abbiamo sì, capito sì. Che non c'è. Ciao Enrico, Neck con la K, quindi messaggio sbagliato, Laura non c'è, apostrofi, accenti, Max da Baveno, va bene Max, grazie lo stesso, grazie. Comunque, complimenti se fosse mai quella la canzone. La canzone Laura non c'è di Neck e io sono Katia da Bagnolo. Questo è molto bello, è tutto completo come messaggio. E io sono, hai capito? E io sono, brava Katia, bello, mi piace. Buona serata a tutti voi, Maria da Foggia. Maria c'è, Maria c'è, vedi, Maria c'è, da Foggia c'è. No, perché il problema è che se lo vincono a Foggia devo spedirlo a Foggia, è un problema. Però Maria prova a giocare. Neck, Laura non c'è, ce lo dice Stefano. Ma da dove? Da dove lo mandi, Stefano, il messaggio? Qual è? Vincere, ma non è così. Esatto, qual è il tuo país? Laura non c'è, Neck, Fabio da Bricherasio. Bravo Fabio, messaggio corretto. Adesso vedremo soltanto chi ha vinto. Ormai si capisce, l'hanno capito quasi tutti, ragazzi. Ciao Enrico, Alessia Medeo, la canzone Laura non c'è di Neck, Benedetta da Luserna San Giovanni. Ciao Benedetta! Ciao! Allora regia, ancora un po' di messaggi, poi andiamo in pubblicità però, perché... Ciao boys and girl, un super saluto a tutti gli amici a casa ed un super saluto a voi di Casa Peiretti, da Lucky Lucky e Franca da Torino Nord. Ciao Torino ciao. Nord! Ciao Lucky Lucky, ciao Franca, buon divertimento. Forza Medeo, un abbraccio da Luserna. Manuela e mi raccomando sempre, forza Napoli! Assolutamente! Ok.
Ancora uno, va bene regia. Ciao amici, bentornati Alessia Medeo, Gurone Enrico, Wanda e Marco di Barge che hanno vinto il panettone, mi sembra mercoledì se non sbaglio, Wanda e Marco di Barge. Perché adesso vi aggiorno, eh. Ciao Casaferetti, complimenti alla mia puzza che ha passato l'esame dell'università, meno uno alla laurea, Luca da Varese, brava. Bravissima. Puzza. Brava puzza! Ciao a tutti, un bacio grosso alla mia moglie Tina Michela da Gianni da Torino. Ciao, 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 ciao Gianni e ciao Michela. Ma volevo regia se... Oh, perfetto, perché voglio anche aggiornare, visto che Giuliano Falco, lui è il mio supervisore, no, tecnico, mi ha mandato dove sono stati spediti, anzi dove porteremo i tre panettoni che hanno vinto. Quindi uno è finito a Rivoli, l'altro è finito a Barge e uno a Nichelino. Chissà questa sera dove finirà il nostro panatun. Lo volete scoprire se avete vinto o no? Molto bene. Pubblicità, subito dopo. Allora ragazzi, ci siamo? Siamo pronti per andare a vedere qual era la canzone misteriosa di questa sera. Eccola qua. Magari ha sbagliato il messaggio per un accento, per una K, per una C, comunque sia, bravi tutti, bravi tutti. Adesso mi collego con Fabrizio in regia e andiamo a nominare il vincitore di questa sera. Fabrizietto, ci sei? Sì, buonasera, cioè Ari, buonasera. Siete stati arigato. Siete stati tantissimi e tantissime. Purtroppo non ho messo tutti i messaggi, me ne scuso nuovamente. Vince il panettone di questa sera con Laura non c'è di NEC con la K, Enrico da Collegno. Enrico da Collegno. Grazie Fabrizio! Grazie Fabrizio, puntualissimo come sempre. E andiamo ancora a sentire un po' di Laura non c'è, facendo i complimenti a tutti, ma soprattutto a Enrico da Collegno che vince il panettone di casa Peiretti. Io adesso, regia, andiamo a cantare un brano, per di più è una richiesta, Una rosa blu di Zarrillo, e poi andiamo ancora a leggere gli ultimi messaggi di questa sera. Sei pronto Amedeo? E allora ti faccio l'atmosfera blu e andiamo a cantarci questo tatuaggio così tanto famoso. Perché vado
mi racconto di te, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così e non mi accorgo nemmeno che ti ho detto ti amo quando si apre di più sul seno la tua rosa blu. Ci sei, al mare o dove c'eri tu, mi punge la tua rosa blu, dolce un po' perversa la tua fantasia, ma una rosa blu Medeo, bravo, bravo, bravo e ancora bravo, un brano difficilissimo di Michele Zerrillo, per di più è un brano che piace tanto al mio babbo. Ciao Giovanni, posso salutarlo, Giovannino, Giovannino, Giovannino. Adesso Giovanni. Andiamo con tutti i vostri messaggi perché ce n'è ancora tanti questa sera da andare a leggere. Vai Fabrizio! Buon compleanno Enrico, ciao Enrico Peretti, buon compleanno per domani, Antonio Primiceni Rivalta, ma poi... Mi bella. Piace la torta, mi piace, i colori mi piacciono. Beh, ecco, torta. Perché infatti i colori del Napoli ti piacciono, ma dove sta? Anche a me piace questa torta qua, mamma mia che bella, quando è che me la spedisci? A Luserna o direttamente a Rete 7, poi passo a prenderla, anzi ce la mangiamo a Rete 7 con Fabrizio, Paolo and Company. La ricetta per i miei desideri, la musica di casa Peretti, vi... Mi è piaciuta la rima? Siete grandi, Antonio Dama. Allora, la ricetta per i miei desideri, la musica di casa per te. Più o meno, ci stiamo. Grazie, grazie Antonio, grazie. Salutiamo tutta Mati. Come si chiamano gli abitanti di Mati? Matini? Ma non lo so. Enrico, sì, Santa Lucia, nome a fatica, ma auguri a tutte le Lucie di questo mondo. Comunque, faceva rima medicinale e cocktail, da non farlo mai, no, assolutamente, chiunque tu sia, grazie che hai interpretato bene la nostra... Non si fanno quelle porcherie. Ciao da Nichelino, forza Toro, sempre forza Toro, lo dice uno che ti fa Juve. Sai cosa me ne... Mi piace Abel Torino, mitico Neck, il migliore, Villanova, Mondovì. Ciao Mondovì, grazie. Ciao, potete fare un grosso in bocca al lupo a Diego, Pippo, Edo e Fabio che si stanno giocando un importante premio. Grazie mille Alessandro da... Cermenate, auguri, dai. Auguri, Diego, Pippo, Edo, Fabio, ma di che premio? Sono curioso adesso. E domani scrivici qualcosa in più, anche come è andata questo grande premio. Grande Amedeo, sei forte. Tantissimi saluti da Uva Family. Grazie. La Family Uva. Sì. Ciao, ciao. Questa sera sono in ritardo, comunque casa Peiretti ad Enrico è sempre simpatici, allegria, allegria, allegria. Potete farmi ascoltare Alleluia, grazie. Neca gli occhi azzurri, ma tu Enrico sei affascinante. Wow. La Peppa. Ecco, grazie. Mo si riprende Enrico, mo si riprende. No, aspetta, grazie Laila, ma Alleluia, abbiamo iniziato la puntata venerdì con questo brano, quindi vai su YouTube, vai a cercare casa Peiretti, fisarmonico, metti la data e c'è una versione di Alleluia bellissima. Ciao Peiretti, mi fate sentire Foto Romana e tanti tanti auguroni per domani da Giuse da Novara. Mettiamo in programma questa fotoromanza, magari domani Valentina, adesso vediamo. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Anche noi. Non sappiamo, anche se non sappiamo chi è, esatto, ma le vogliamo bene a prescindere. Ciao, bravissimi a tutti. Le canzoni di Nego sono molto belle, io lo adoro. Da Alex da Bagnolo.
Me lo diciamo a Nek, che è a uno la prossima Bagnolo. Settimana se ci troviamo a prendere un caffè assieme. Di solito adesso lo chiamo. Ciao grandissimo Enrico, mi fai sentire Miniera dei New Trolls, Miki da Novara. Sì, bel brano, sicuramente. Lo facciamo Medeo? Sì, assolutamente. Prossimamente su questo schermo? Sì, sì. Ciao Miconi, buona serata Alessia, stupenda come sempre, Medeo grande voce. Stasera Enrico non sei in forma con la... no, speriamo in meglio domani, non credo. Un abbraccio, Betta e Tino, vi voglio comunque bene. Ciao, anche ragazzi. Con quel filo di voce che mi è rimasto, vi voglio bene. Si chiamano Matiesi. Bello, Matiesi. Tengono comunque il discorso dell'H. Molto bello, grazie, grazie, grazie. Salutiamo tutti i Matiesi. E adesso abbiamo pochissimi minuti, ma voglio chiudere con un brano di Gloria e Stefan. Oi, eccola qua. Alla voce Alessia. Tengo marcado del peggio, todos días el tiempo no me deja estar aquí. Tengo una fe de madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una abuela perdida entre su sombra y la mía que no me deja mentir. Soy non è che portiamo ognuno una fetta, ne portiamo uno intero da un chilo. Ciao ragazzi, se volete vedere questa puntata, rivedere questa puntata alle 21.30 su Videonor canale 83, altrimenti alle 4.15 su Rete 7, domani su YouTube. Vi voglio un mondo di bene, grazie ragazzi, grazie, grazie a voi. Tengo, non tengo più tempo, non tengo tempo. Ciao, buonasera.